Ho avuto recentemente l'onere e l'onore di tenere alta la bandiera italiana a Copenaghen, unico rappresentante del nostro paese in un evento internazionale di Ford che ha visto coinvolti creator ed influencer di tutta Europa. L'evento, denominato Bring on Tomorrow Life, è servito a comunicare la visione di sostenibilità di Ford chiamata Road to Better. Sono stati due giorni intensi e molto interessanti, durante i quali ho potuto approfondire le tematiche legate all'impatto ambientale dell'industria automobilistica e scoprire le iniziative messe in atto da Ford per ridurre la propria impronta ecologica. La visita di Copenaghen, una delle città più sostenibili d'Europa, è passata all'insegna di una serie di esperienze sorprendenti e interattive con partner locali. Abbiamo cominciato con una guida della Ford Mustang Mach-E, a cui è seguito un pranzo con visita Oscar Under the Bridge, un'opera d'arte dell'artista Thomas Tambo realizzata con legni riciclati. Poi, dopo una visita all'esperienza Ford Bring on Tomorrow Life, dove abbiamo potuto vedere la line-up di prodotti rigorosamente elettrici di Ford, siamo andati a nuotare in acqua dolce sauna a Glacier, per concludere la giornata con la cena al Bane Garden. Il giorno dopo, un bel tour in bicicletta della città con pulizia del canale dalla plastica al Green Kayak e pranzo al mercato alimentare di Broens, in una città che fa della sostenibilità un vero caposaldo.